In questo problema c'è un disco pieno di massa sconosciuta, la massa è l'incognita, di cui conosciamo il raggio, un metro, sappiamo che è tirato da una forza costante tangenzialmente al bordo, una forza di 60 newton, e sappiamo che dopo 2 secondi e mezzo dall'applicazione della forza, il disco, che parte da fermo, quindi senza rotazione iniziale, avrà acquistato dopo 2 secondi e mezzo una velocità angolare di 1,8 radianti al secondo. L'applicazione costante di questa forza, sempre di 60 newton, la possiamo schematizzare anche in quest'altro disegno visto dall'alto, con appunto una forza tangenziale, tangente al bordo, sempre uguale a se stessa come intensità. Oppure in pratica questo esperimento si può realizzare avvolgendo attorno al disco un filo e tirando il filo con una forza costante. In quel caso la forza è applicata sempre nello stesso punto e non è applicata in tutti i punti del bordo, ma l'effetto è lo stesso. È sempre una forza tangente costante da 60 newton applicata per 2 secondi e mezzo. Ora fate pausa, fermate il video, provate a risolverlo da soli. E poi guardate lo svolgimento. L'unica cosa che si può dire adesso all'inizio è che lo svolgimento di questo problema è praticamente identico, quasi identico, all'altro problema del lanciatore di martello. La differenza è soltanto che il martello è di fatto un punto materiale che ruota su una circonferenza, mentre invece qui c'è un disco pieno. Poi naturalmente cambia l'incognita, nel senso che qui l'incognita è la massa del disco, nel caso del martello era un'altra incognita. Ma comunque il procedimento è identico e infatti si può risolvere questo problema in due modi, come il lancio del martello, cioè con la legge di Newton rotazionale, oppure con il teorema dell'impulso angolare. Cominciamo dalla legge di Newton rotazionale, quindi il momento torcente totale uguale al momento di inerzia per l'accelerazione angolare. Solito rapporto causa-effetto: se c'è un momento torcente totale non zero, diverso da zero, questo produrrà un'accelerazione angolare. Accelerazione angolare vuol dire che la velocità angolare cambia. Infatti l'accelerazione angolare è esattamente quanto cambia la velocità angolare in quanto tempo. Nel nostro caso la variazione di velocità angolare è la velocità angolare finale, 1,8 radianti al secondo, meno quella iniziale, che è 0 perché il disco parte da fermo e non da Citano, diviso il tempo che ha impiegato questo disco a raggiungere quella velocità finale, e cioè 2,5 secondi come al solito. T-T0 è l'intervallo di tempo e T0 lo poniamo sempre uguale a 0, come se il cronometro partisse a segnare il tempo dal momento in cui viene applicata la forza, quindi dal momento in cui mettiamo in rotazione il disco inizialmente fermo. Ricordiamo che il momento di inerzia rappresenta l'analogo della massa, cioè dell'inerzia lineare, e rappresenta quanto è difficile cambiare la velocità di rotazione di un oggetto, in questo caso del disco. Nel caso di un disco pieno sappiamo che la difficoltà nel metterlo in rotazione, cioè il momento di inerzia, ha questa espressione: un mezzo la massa per il raggio del disco al quadrato, e quindi la massa è la nostra incognita, la massa del disco si trova nascosta dentro il momento di inerzia. Andiamo quindi a sostituire il momento di inerzia: un mezzo mr alla seconda, l'accelerazione angolare, omega diviso t, come spiegato poco fa. Omega è 1,8 radianti al secondo, il tempo è 2 secondi e mezzo. Il momento torcente totale lo dobbiamo calcolare. Sappiamo che ci sono tanti momenti torcenti applicati a un corpo rigido, tanti quante sono le forze applicate. In questo caso la forza applicata è una sola, è questa forza tangente da 60 newton. Quindi c'è un solo momento torcente, è il momento di questa forza. Come sempre il momento di una forza, il momento torcente, si calcola braccio per forza. Che cos'è il braccio? La distanza tra il centro di rotazione del corpo rigido, del disco in questo caso, e la retta di applicazione della forza. La retta su cui agisce la forza, per esempio, è questa. La forza è tangente e quindi è perpendicolare al raggio. Di conseguenza il braccio, in questo caso particolare, coincide con il raggio. Perciò braccio per forza è come dire raggio per forza. Non è sempre vero che il braccio coincide con il raggio, infatti se la forza anziché tangenzialmente al bordo fosse applicata con una certa inclinazione, come in quest'altra figura, allora per trovare il raggio dovremmo prolungare la retta d'azione della forza, quindi prolungare questa retta e trovare la distanza tra questa retta e il centro di rotazione, cioè il braccio sarebbe questo segmento che è minore del raggio. Nel caso invece di forza disposta perpendicolarmente
al raggio, cioè tangenzialmente al bordo del disco, il braccio diventa il raggio. Quindi per calcolare il momento torcente di questa forza basta fare raggio per forza, quindi 60 newton per un metro di braccio, 60 newton per metro. Ricordiamo anche che il momento torcente è un vettore che è perpendicolare al piano di rotazione dell'oggetto e quindi è orientato lungo l'asse di rotazione. In questo caso verso l'alto, perché la forza tirando verso destra in questo disegno tenta e riuscirà a far ruotare il disco in senso antiorario. Perciò per la prima regola della mano destra si mettono le dita della mano destra a girare in senso antiorario, il pollice punta verso l'alto a indicare il momento torcente. Torniamo quindi alla legge di Newton rotazionale e ricordiamo che la nostra incognita, la massa del disco, è contenuta dentro il momento di inerzia. Avevamo già sostituito il secondo membro dell'equazione di Newton, IA, accelerazione angolare, avevamo scritto infatti un mezzo MR al quadrato omega su T. Al posto del primo membro, al momento torcente totale, scriviamo braccio per forza, cioè raggio per forza. Semplifichiamo un raggio e con la formula inversa ricaviamo la massa del disco. Quindi andiamo a sostituire i valori numerici, la forza 60 newton, il tempo di applicazione della forza 2 secondi e mezzo, la velocità angolare finale omega 1,8 radianti al secondo, il raggio del disco 1 metro. Il risultato è circa 83 kg, questa è la massa del disco. Vediamo l'unità di misura, ci aspettiamo che vengano fuori i chilogrammi, infatti così sarà. Newton per secondi diviso radianti al secondo per metri. I radianti li togliamo subito, sono una unità di misura fittizia. Al posto di newton scriviamo chilogrammi per metri al secondo quadrato, poi questo secondo qua giù va a mettersi insieme al secondo che sta al numeratore a dare secondo quadrato e il metro lo ricopiamo. Si semplificano i metri, i secondi quadrati, rimangono soltanto i chilogrammi. E così è risolto il problema. Questo era il primo modo, legge di Newton rotazionale. Passiamo al secondo modo, che è il teorema dell'impulso angolare. In realtà non è veramente un modo diverso, infatti il teorema dell'impulso angolare è soltanto un modo diverso di scrivere la legge di Newton rotazionale. Anziché scriverla momento torcente totale uguale momento di inerzia per l'accelerazione angolare, si può scrivere momento torcente totale per il tempo d'applicazione di questo momento torcente e la parte sinistra si chiama impulso angolare della forza. Cioè l'impulso angolare della forza F, di quella forza da 60 newton tangente al bordo, è dato dal prodotto del momento torcente totale della forza, momento torcente, per il tempo di applicazione 2 secondi e mezzo. Cosa causa questo impulso della forza? Questo impulso angolare causa una variazione del momento angolare. E che cosa è il momento angolare di questo disco? Il momento angolare è l'analogo della quantità di moto lineare, quindi siccome la quantità di moto lineare P o Q era m per v, il momento angolare è i per omega. Infatti basta sostituire le grandezze lineari con le analoghe angolari. Massa per velocità lineare diventa la massa per rotazioni, quindi il momento di inerzia, per la velocità angolare. La variazione di momento angolare vuol dire il momento angolare finale meno il momento angolare iniziale. Il momento angolare iniziale è L0, però non c'è perché all'inizio non c'è velocità angolare, in quanto il disco non ruotava, all'inizio stava fermo. E quindi la variazione del momento angolare coincide con il momento angolare finale, che vale appunto I omega, momento di inerzia per la velocità angolare. Momento torcente totale l'abbiamo già calcolato prima, è il momento torcente della forza F, quindi raggio per forza. Delta T lo conosciamo, l'abbiamo anche chiamato T per semplicità, sono 2 secondi e mezzo. Dove sta la nostra incognita? È la massa del disco, è nascosta dentro il momento di inerzia che vale un mezzo mR al quadrato per un disco pieno. Quindi, adesso semplificando il raggio con la formula inversa troviamo la massa e otteniamo la stessa formula di prima, 2FT su R omega. Ecco infatti la stessa formula di prima. Naturalmente il risultato sarà lo stesso di prima, 83 kg. Quindi abbiamo di nuovo svolto il problema anche col secondo modo, che poi è uguale al primo, il teorema dell'impulso angolare. Adesso per concludere ricordiamo che cos'è la velocità angolare e che cos'è l'accelerazione angolare. La velocità angolare è un vettore che
che è rivolto sempre lungo l'asse di rotazione. Se l'oggetto ruota in senso antiorario, con la solita prima regola della mano destra, mettiamo le dita a girare in senso antiorario, il pollice ci dà la velocità angolare rivolta in alto. In questo caso il disco aumenta la sua velocità angolare sotto l'effetto della forza tangente, quindi la sua velocità angolare all'inizio è zero, poi magari dopo un po' di tempo diventa un po' più grande, poi ancora più grande, questo vettore velocità angolare diventa sempre più lungo. Se per esempio in un certo momento la velocità angolare è questa freccia, un momento dopo, per esempio un secondo dopo, è quest'altra freccia, la sottrazione tra la velocità angolare finale meno quella iniziale è questa freccia di colore blu, delta omega, omega primo meno omega, è la differenza, cioè di quanto è aumentata la velocità angolare. Andiamo adesso a vedere con i numeri di quanto aumenta questa velocità angolare ogni secondo per effetto della forza che agisce continuamente sul bordo del disco. Ci calcoliamo l'accelerazione angolare, proprio perché l'accelerazione angolare ci dice, per definizione, di quanto cambia la velocità angolare in un certo tempo. Noi sappiamo che in 2 secondi e mezzo di tempo questa velocità angolare passa da 0 a 1,8 radianti al secondo, quindi la variazione di velocità angolare omega, delta omega, è stata 1,8 radianti al secondo, da dividere per il tempo impiegato, quindi 0,72 radianti al secondo quadrato. Cosa vuol dire? Che ogni secondo che passa il disco acquista una velocità angolare di 0,72 radianti al secondo. Qui ci sono i secondi che passano, 1, 2, 3, 4 e così via, quindi delta t uguale a un secondo, e qui c'è la velocità angolare del disco che parte da fermo, quindi all'inizio non ha velocità angolare, dopo un secondo ha acquistato 0,72 radianti al secondo, dopo un altro secondo altri 0,72 radianti al secondo, si porta a 1,44. Poi ancora 0,72 radianti al secondo di incremento nel secondo successivo, quindi 2,16 e ancora 2,88. Questo è il significato intuitivo di accelerazione angolare, cioè di quanto aumenta la velocità angolare ogni secondo che passa. Aumenta di 0,72 radianti al secondo ogni secondo che passa. È scritto anche qua, delta omega 0,72 radianti al secondo, aumento di velocità angolare ogni secondo che passa, e questa è l'accelerazione angolare.